cenava a Forio, arrestato dalla polizia. Finisce in manette Giuseppe Del Prete, ritenuto vicino al clan Mazzarella. Era ricercato e deve scontare una pena di 6 anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti. Un pezzo di Europa ad Ischia con la Commissione Trasporti e Turismo. Questa mattina all'incontro in municipio ad Ischia con la delegazione guidata dalla Presidente Degli e gli amministratori locali. Le parole dell'Eurodeputato Giosi Ferrandino. Bilancio ok, ma l'acco consiglio ad alta tensione. Approvati i punti dell'ordine del giorno, le dichiarazioni di Giacomo Pascale e Domenico Desiano, che evidenziano uno scontro sempre più marcato tra sindaco e leader della minoranza. Benvenuto Schlax, giovedì aspettando Sant'Anna live su Nuvola TV. Oggi pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del compositore di Blue Dolphin. La vigilia della festa in diretta sulla nostra emittente con una lunghissima diretta. Buonasera e bentrovati con questa nuova edizione del nostro TG News di Nuvola TV. Apriamo subito, come avete visto dai titoli, con una notizia che riguarda un latitante 45enne vicino al clan Mazzarella che è stato arrestato ieri al termine di un'attività lampo eseguita dagli agenti del commissariato di polizia di Ischia. I dettagli nel servizio di apertura del nostro giornale, vediamo. Nella tarda serata di ieri gli agenti del commissariato di polizia di Ischia hanno rintracciato e arrestato un 45enne napoletano, Giuseppe Del Prete, in esecuzione di ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli. Nello specifico, un agente della Questura di Napoli, mentre era in vacanza sull'isola di Ischia, ha subito notato nei pressi del porto di Forio un soggetto a lui conosciuto e vicino al clan Mazzarella. L'intuito dell'operatore, considerata la lunga esperienza acquisita nel campo investigativo, ha trovato positivo riscontro, perché, dopo averlo osservato meglio, ha constatato che si trattava proprio di un soggetto vicino al clan partenopeo, il quale, in compagnia di una donna, stava salendo a bordo di un taxi. In quei frangenti il poliziotto è parimenti salito a bordo della propria auto e, senza mai perdere di vista al ricercato, ha richiesto il supporto dei colleghi del commissariato di Ischia che, grazie alle indicazioni fornite dal collega e alle serrate ricerche effettuate tra i vari locali che l'uomo avrebbe potuto raggiungere a bordo del taxi, lo hanno rintracciato mentre era a cena in un rinomato ristorante nella zona collinare di Forio, in località Borbonica. Pertanto gli operatori, facendo irruzione nel ristorante, lo hanno bloccato ed arrestato. Giuseppe Del Prete è stato trasferito presso il carcere napoletano di Poggioreale, dove dovrà espiare la pena di 6 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Napoli nel 2006. E resta sempre alta l'attenzione dei carabinieri della compagnia di Ischia impegnati nel contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio. A Procida e Barano i militari delle locali stazioni hanno effettuato diversi accertamenti. A Procida i carabinieri, insieme al personale dell'ufficio tecnico del comune e all'ASL Napoli 2 Nord, hanno denunciato il titolare di un'azienda agricola. L'uomo, un 66enne del posto, aveva realizzato abusivamente un varco di accesso, ampliamento e sbancamento di terreno per una superficie complessiva di 65 metri quadrati, tettoie in lamiere per una superficie di 150 metri quadrati circa ed un locale di deposito di circa 8 metri quadrati. I militari hanno esteso il sopralluogo in un'altra sede della stessa società e lì si accertava la realizzazione abusiva di altre opere in una zona, tra l'altro, sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale. Un varco di accesso, ampliamento e sbancamento di terreno per 40 metri quadrati e una tettoia in lamiere zincate per una superficie di 12 metri quadrati. Tutto è stato sequestrato. A Barano d'Ischia, invece, i carabinieri, anche qui è stato preziosissimo il contributo offerto dal personale dell'ufficio tecnico del comune di Barano, hanno denunciato una 49enne del posto, proprietaria di un terreno dove, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, era stata costruita abusivamente una struttura adibita a garage per una superficie di 35 metri quadrati ed una pavimentazione da 110 metri quadrati, e anche qui in questo caso sono scattati i sigilli.
Cambiamo argomento. Si è aperta oggi la visita della delegazione della Commissione europea dei trasporti e del turismo, guidata dalla presidente Karima Delli, sulla nostra isola per fare il punto sulle conseguenze della frana di Casamicciola dello stesso anno sul settore turistico locale e per studiare nuove strade di implementare i trasporti a basso impatto ambientale. Gli eurodeputati, accompagnati nel loro tour tra isola e terraferma dal sindaco di Casamicciola e parlamentare europeo Giosi Ferrandino, hanno preso parte presso la sala consiliare del comune di Ischia ad un incontro dibattito sui temi lo sviluppo turistico ed il piano di marketing turistico di Ischia 2022-2025, turismo sostenibile ed isole minori, transizione verde, i servizi e le destinazioni del turismo sostenibile. Al termine abbiamo raccolto le impressioni proprio di Giosi Ferrandino, vediamo. Giosi Ferrandino, le parole della Presidente suonano come un monito. Il turismo di massa non ha più un motivo di esistere. Per Ischia è un messaggio significativo. Beh sì, noi, alcuni di noi lo diciamo da anni, insomma, bisogna cambiare registro. D'altra parte i risultati degli ultimi anni parlano chiaro, cioè noi abbiamo una diminuzione di presenze e soprattutto una diminuzione di turismo di qualità. Oggi tantissimi turisti si muovono verso località che rispettano l'ambiente, dove c'è un ambiente green, quindi dove ci sono basse emissioni, dove non c'è molto traffico, dove si può godere della natura, dove il mare è trasparente. Ecco, guarda molto questo. Noi dobbiamo fare in modo che questo turismo, che a Ischia abbiamo avuto la fortuna di avere in numeri importanti per gli scorsi anni, ma che diventi finalmente sostenibile. Bisogna capire che c'è un punto di criticità oltre il quale non bisogna andare. Credo che adesso, anche con iniziative del Comune di Ischia, con l'incarico che ha dato a questo esperto spagnolo, esperto del settore, IARC, sia andando in questa direzione, cioè da lui ascoltiamo i correttivi da porre in essere per fare in modo che Ischia torni ad avere quella PIL che l'ha contraddistinta negli ultimi decenni. Abbiamo parlato del nero, parliamo anche del bianco, no? Perché nello spazio di 24 ore arriva prima la notizia del Piemonte, di cui abbiamo già ampiamente parlato, e poi anche quello proprio che la Commissione stamattina ha voluto ribadire per il tramite della sua Presidente, anche per quanto riguarda il processo di ricostruzione. Casamicciola e l'isola non saranno lasciate sole. No, assolutamente no. Devo dire, dal primo momento, sia subito dopo il sisma ma anche subito dopo la frana, ci sono state iniziative importanti di vicinanza da parte dell'istituzione europea e ci sollecitavano a utilizzare tutte le risorse che pure l'Europa ha messo in campo per fare in modo che quanto prima possiamo tornare alla normalità, perché oggi siamo ancora in emergenza. D'altra parte, nel pomeriggio ci recheremo sui luoghi della frana e sui luoghi del sisma, perché loro vogliono rendersi conto davvero di quello che è accaduto e di cosa è in atto per avviarci a una soluzione di normalità. Quindi anche in questo hanno voluto mostrare tutta la loro vicinanza, cioè andare sui luoghi per rendersi conto di persona di cosa è successo e di cosa c'è bisogno. E da Ischia e Casamicciola ci spostiamo all'Accameno, dove questa mattina si è svolta una seduta di consiglio comunale abbastanza turbolenta, soprattutto quando si è trattato di fare i conti con il bilancio. Ai microfoni di Ida Trofa, il sindaco Pascale non risparmia frecciate alla minoranza. Ascoltiamo il primo cittadino. Sindaco Pascale, avete approvato i bilanci, ma il tema forte è stato il porto e la sua eterna contesa con il senatore Domenico Desiano. La frase più emblematica è: paga e fuori l'abusivo dal porto, ma anche Tagiafurnie fra UCA. Ci spiega un po'? No, in effetti il gruppo di minoranza ha chiesto l'integrazione all'ordine del giorno per valutare delle spese effettuate dall'ufficio tecnico del comune su input dell'assessore delegato all'estetica cittadino, il nostro capogruppo, l'assessore Ciro Calise.
E allora nell'andare in consiglio a specificare esattamente la natura di queste estese, la scelta amministrativa dei punti del paese, nei luoghi in cui si è intervenuto, ho ritenuto opportuno, complimentandomi con loro per essere attenti alle spese del denaro pubblico, anche di ricordargli che un bilancio è composto da due parti, sia delle uscite che delle entrate. Per quanto riguarda le entrate, chiaramente la partita più grossa oggi, dopo qualche noto albergo, resta l'approdo turistico, e ho illustrato ai consiglieri che noi siamo attivi sul punto, siamo sul pezzo, sia per il recupero dagli alberghi, alcuni dei quali hanno chiesto un rateizzo che gli è stato accordato, sia sulla faccenda approdo turistico. La questione abuso non è un termine, diciamo, usato dal sindaco di Lacquameno, perché non sono un giurista né un magistrato, e perché abbiamo appreso, anche grazie a voi organi di informazione, di questo provvedimento del giudice di Ischia, che nella partita del nostro finto concessionario Conevi praticamente c'è un giudice che attesta che a normativa vigente l'attuale concessionario non ha titolo per esercitare l'attività e per detenere quelle aree. Noi lo stiamo dicendo già dal 1 luglio del 2022 che non ha titolo, però evidentemente non abbiamo avuto la stessa cassa di risonanza che ha un magistrato. L'auspicio oggi è, diciamo, sostanzialmente su due punti. Primo punto, il Comune non può rendersi complice di una gestione abusiva, per cui non possiamo esporre l'ente a un danno erariale continuando a sostenere spese di utenze, di consumi, mentre il concessionario non paga questo, ma non paga neanche il canone, e il Comune, poi la comunità di Lacco, paga addirittura il mutuo. Ma l'altro aspetto, diciamo, anche importante, è poter dire alle forze dell'ordine, a chi è deputato al rispetto della legalità, di evidentemente di assumere e di prendere, diciamo, un provvedimento, atteso che c'è un giudice, ripeto, seppur indirettamente, che afferma quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Dopodiché la reazione del consigliere Desiano è comprensibilissima, insomma, io l'annovererei con un sorriso nell'alveo naturale delle cose. Certo, cinque consiglieri, sei consiglieri comunali che si candidano per il bene del paese, che in consiglio comunale davanti a un resoconto del genere non assumono nessuna determinazione nell'interesse dell'ente, appare evidente che qualche domanda il cittadino se la fa. Cioè io penso che è dovere del consigliere comunale far prevalere l'interesse pubblico, e quindi, come ho apprezzato l'istanza verso Ciro Calise di andare a spiegare come sono stati spesi i soldi, avrei apprezzato anche un impegno da parte della minoranza di recupero di certe cifre e di stigmatizzare praticamente un abuso perpetrato nel nostro comune. Non è un comune della illegalità. Nel momento in cui questa partita si chiude, io proporrò al Consiglio Comunale di, simbolicamente, di destare Piazza Salvatore Girardi a Falcone Borsellino. E perché? Perché io penso che noi dobbiamo uscire da questa questione. Noi non possiamo offuscare l'immagine del comune dove praticamente si svolgono attività abusive di questa portata. Quindi relazionavo il Consiglio sulle cifre, perché trattavamo di bilancio, poi c'è l'aspetto politico. E non si è fatta attendere la replica del consigliere di minoranza Domenico Desiano, che sempre ai microfoni di Ida Trofa ha risposto per le rime al sindaco Pascale. Ascoltiamolo. Senatore Desiano, un consiglio votato ai bilanci, ma anche a una polemica feroce con il sindaco Giacomo Pascale, che le ha detto che deve finire di cresimarla. Io ho detto che causa dei suoi mali paga se stesso, nel senso che io sono abituato ai detti che dove dicono fai bene e scordati, fai male e pentiti. Quindi diciamo che è quasi una contesa personalistica. No, il problema di fondo è che io credo che una persona che ha la responsabilità di guidare un'amministrazione, di guidare una comunità, deve pensare nel vero senso della parola al bene comune, al bene dei cittadini, al bene della collettività, al bene di tutti. Indipendentemente se ti votano o non ti votano, indipendentemente se sono tuoi elettori o sono tuoi avversari politici. Questa amministrazione con questo sindaco attualmente non fanno assolutamente una cosa del genere. Vi siete fossilizzati sul porto, ma voi all'attenzione avete portato il tema dei bilanci che non vi hanno convinto del tutto, ma anche la questione dei lavori pubblici e delle strade che vengono asfaltate e riasfaltate, secondo certo, voi senza un criterio. Io ritengo, insieme con i miei amici che siamo opposizione all'interno di questo consiglio comunale, che il comune di Lacquameno negli ultimi anni sta sciupando un sacco di soldi. Quello che è lo stato del comune di Lacquameno, quello che è lo stato di quella che è la nostra comunità, è sotto gli occhi di tutti. In questo consiglio comunale oggi il sindaco ha parlato di un rilancio della cultura, di un rilancio del turismo. Credo che io o vivo io in un altro paese oppure il sindaco vive in un altro mondo.
noi siamo alla la berlina sull'isola di siamo la Cenerentola dell'isola di Ischia. Noi viviamo più degli altri una crisi economica profonda e credo che io sono convinto che se non c'è un'inversione di tendenza a 360 gradi i miei concittadini e io rischiamo di grosso. Quindi secondo lei la soluzione è che questo sindaco cessi il suo mandato e di mandarlo a casa? A che punto sono le trattative? No, nella maniera più assoluta, noi siamo l'opposizione, siamo la minoranza, sono già il nostro ruolo in consiglio comunale, non facciamo trattative con nessuno, alla luce del sole, noi riteniamo che questa amministrazione, il bilancio di questa amministrazione sia un bilancio fallimentare nell'interesse della nostra comunità, io credo che prima si ponga fine a questa amministrazione, meglio è per tutti quanti noi e per il Paese, ma questo è il mio modo di pensare, è il nostro modo di pensare, ma non facciamo trattative con nessuno, siamo qui a svolgere il nostro ruolo. È stato un onore essere eletto nell'ufficio di presidenza dell'intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori. Mi inorgoglisce enormemente sapere di essere stato votato da tantissimi esponenti della società civile, tra cui industriali ed imprenditori, vertici di ordini professionali regionali e nazionali, associazioni di categoria, sindaci, docenti, presidi, giornalisti e comunicatori, scrittori, vertici del terzo settore, sindacati e diplomatici. Sono sincero, non mi aspettavo questo sostegno così importante che colloca la mia figura allo stesso tavolo di presidenza di uomini e donne di grande spessore, tra cui l'economista di fama internazionale Vito Umberto Vavalli, il console Angelo Melone, il vicepresidente nazionale di Confindustria Pasquale Lampugnale, il presidente di Federcostruzioni Paola Marone, il tecnico commissione aree interne della regione Giovanni Berretta, il presidente ANCIM Francesco Del Deo e il presidente onorario lo scrittore Pino Aprile, così in una nota Giacomo Pascale. Andiamo ora a Casamicciola, dove sabato scorso il sindaco Giosi Ferrandino ha voluto incontrare tutte le associazioni di categoria per fare un punto sulla situazione a 2 mesi dalle sue elezioni. Tra i presenti anche il presidente di Federalberghi Luca D'Ambra, che dichiara di dare pieno sostegno come tramite per tutte le attività ricettive del territorio, che hanno ancora bisogno di molte risposte. Vediamo la sua intervista. Luca D'Ambra, siamo a Casamicciola a fronte del convegno che si è tenuto, dell'incontro più che convegno che si è tenuto con Giosi Ferrandino per affrontare un po' le criticità del territorio. Qual è stato il vostro intervento come categoria? Prima di tutto ringraziamo anche perché era nostro intento avere degli incontri a cadenza, il prossimo ci sarà molto probabilmente a settembre, visto che adesso abbiamo tutti molto da lavorare. Chiaramente partiamo da sopra, ci sono comunque delle attività commerciali anche ricettive che devono avere delle risposte in termini appunto di procedure, di delocalizzazione che sia o ristrutturazione e anche in particolar modo poi di un decoro urbano che faccia sì che il cliente e il turista possa effettivamente apprezzare il territorio. Gli interventi sono tanti, è chiaro che la situazione a Casamicciola ha bisogno di un po' di tempo, abbiamo ancora un po' di pazienza, anche se comunque ci sono delle dinamiche che pensiamo che le istituzioni, sia locali, metropolitane e regionali, possono affrontare sicuramente meglio, a partire dal porto di Casamicciola. Ecco, quali sono gli ultimi dati rispetto al turismo fino a qualche giorno fa, se ne avete? Se ci limitiamo a parlare appunto del Comune di Casamicciola, chiaramente registriamo delle flessioni troppo importanti, 25-30% in meno di presenze. Per quanto riguarda invece la situazione isolana, è un po' a macchia di leopardo, quindi chi ha saputo guardare a mercati esteri ha sicuramente reagito meglio anche in termini di qualità e di ADR, quindi di redditività per stanza. Chi invece è rimasto in un ambito prettamente nazionale, come logicamente ha assicurato un certo redditività negli ultimi 30 anni, è rimasto un po' deluso, un po' secondo noi anche dovuto alla capacità di spesa della classe media italiana che si incomincia a far sentire, al di là logicamente dei tanti fattori che noi già conosciamo.
Ed ora una notizia di cronaca, paura al largo di Vivara, perché è affondata un'imbarcazione con una famiglia a bordo, poco distante da Procida. Secondo le prime ricostruzioni, una famiglia napoletana, il cui motoscafo sarebbe affondato nel Golfo di Genito tra Procida e Vivara, con a bordo 4 persone, i genitori e 2 bimbi. Tutti tratti in salvo. Il natante con cui erano arrivati in zona di circa 7 metri era partito dal litorale Flegreo. Improvvisamente avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e sarebbe affondato. La famigliola si è ritrovata così a mare, ma è stata salvata dagli occupanti delle numerose imbarcazioni presenti in zona in quel momento. La famiglia si è inizialmente divisa, con i genitori tratti in salvo su una barca ed i figli su un'altra, per poi riunirsi poco dopo a bordo di una vedetta della Guardia di Costiera, intervenuta dopo le segnalazioni al numero di emergenza 1530. La famiglia è poi stata ricondotta sulla terraferma sempre dalla Guardia Costiera. Ed ora arriviamo di nuovo a parlare della festa di Sant'Anna, che ricordiamo è stata spostata a venerdì prossimo. È arrivato sull'isola il compositore e musicista statunitense Stephen Schlacks, che è ospite ad Ischia in occasione appunto della 91esima edizione della festa di Sant'Anna, durante la quale suonerà dal vivo il suo brano Blue Dolphin, accompagnando la simulazione dell'incendio del castello aragonese, ed annuncia pubblicamente che l'ispirazione di questa melodia gli è arrivata forte dopo la sua prima visita in Italia. Il brano, proposto come colonna sonora dell'incendio del castello aragonese da Beppi Banfi, è stato subito eletto dal pubblico come unico motivo che possa esprimere tutte le emozioni di quel momento. E in un italiano stentato, poiché non lo parla da molto tempo, afferma su Ischia: qui è tutto molto bello, ma ciò che mi colpisce e mi emoziona sono i colori, i suoni della vostra lingua. Venni qui la prima volta tanti anni fa per suonare in un programma della RAI. Non sapevo che sono anni che il mio pezzo accompagnava il momento più importante della festa più attesa da voi isolani, e sarà per me un'emozione nuova poterla suonare dal vivo. Sentiamo un breve estratto della sua intervista. Questo pezzo di musica, The Blue Dolphin, la prima volta ho stato in Italia, ho scritto questa musica in Milano. È la mia prima melodia ho scritto quando ho stato in Italia, e per fortuna questo pezzo di musica was my opening to find my music, to have people find my music in Italy. It was the first piece of music I wrote here. And then, dopo questo pezzo di musica, ho scritto tanti altri, perché è sempre, what do you say, Italy is a good place to have inspiration. Was sempre, buona ispirazione sempre. Per me in Italia, because the gente di italiani, the posti italiani is so diverso. I cresciuto in America, and it's an altro colore Italia. It's the prima cosa ho visto in Italia is the colore a tutto la posti. It's diverso. It's an altro. Another way of living. And the first time I saw this was in a film, Di Visconti, a film italiano, Rocco e i suoi fratelli. Questa mattina lei ha fatto una passeggiata per il centro di Ischia. Che impressioni ha avuto? Che sentimenti ha provato? Oh, un strada bella. Belli, tutte le piccole negozi, the arbore, but it's un grande salita, and it's kind of difficult, you know, and it's un po' caldo, so, but è molto bella.
Io voglio vedere più, ma non lo so cosa, dove vai, you know, cosa non conosce qui molto, but noi fatto questo giro anche last night, mm-hmm. and then questa mattina, and fino adesso è molto bella, una tutta la boats in the water, it's just beautiful here. I'm very happy to be here. Thank you. Appuntamento allora venerdì sera con Blue Dolphin e l'incendio del Castello Aragonese. Great, that would be great. I'm looking forward to that. I want to see this also. E ricordiamo che per la serata di venerdì sera è possibile raggiungere senza auto il borgo di Schiaponte. Infatti Zizi, il servizio di navetta gratuito messo a disposizione dall'EAV, raddoppia con ben due corse dalle ore 18:30 dal palazzetto dello sport a Fondobosso fino all'incrocio del bar La Violetta. E giovedì 25 luglio gli studi di Nuvola TV si sposteranno nella baia di Schiaponte per raccontare con una lunghissima diretta la vigilia della festa a mare agli scogli di Sant'Anna. Il nostro live partirà alle ore 19:30 con la Santa Messa in onore delle partorienti e poi la successiva gara di tavola oceanica che stabilirà l'ordine di sfilata delle barche allegoriche. Poi, sempre dallo scenario di Schiaponte, la diretta di un breve telegiornale prima di una serie di interviste ai protagonisti e al racconto della vigilia di quello che è l'evento per eccellenza dell'estate ischitana. Il live sarà condotto da Gaetano Ferrandino ed Elena Mazzella. Ovviamente Nuvola TV sarà in diretta dalle ore 21 anche venerdì 28 luglio per raccontare l'edizione 2023 che quest'anno vede ben 5 barche allegoriche in concorso con due ospiti dalla terraferma, Bacoli e San Giorgio a Cremano. Cambiamo argomento e andiamo a Villarbusto, dove l'accoglienza è impeccabile e l'allestimento ad arte della mostra dedicata a Mariolino Capuano sono stati gli elementi che hanno emozionato l'artista concettuale in occasione dei suoi 80 anni. L'esposizione ne celebra il talento e la creatività, la sottile e compiaciuta autoironia con cui prima conquistò l'amicizia e la stima degli artisti bohemien che frequentarono e vissero sull'isola negli anni 50 e 60, da Aldo Pagliacci a Barger, Dassi a Bolivar e Gino Coppa, diventando poi egli stesso attraverso la pittura singolare interprete naturalistico ma anche indagatore di ciò che sottende la realtà e su come questa realtà vada raccontata, magari un po' da illusionista, contando sul gioco o la bugia innocente, che è cosa ben diversa dall'inganno, come uniche armi da apporre alla brutalità del mondo e dell'artiglio, perentorio ma subdolo. Sentiamolo ai nostri microfoni. Una sorpresa questa sera a vedere la mostra, perché ve l'ha allestita Ielasi, vi è piaciuta? Io devo ringraziare il comune, Ielasi, Salvatore Basile, Bruno Magri e tutto il resto dell'entourage del comune. Mi hanno accolto così bene, capì? È una cosa importantissima questa, l'affetto, capì? Te meriti? No, non lo so. No, lo meriti, come no? L'affetto si merita. E tu? Mariolino, sei uno degli ultimi testimoni dell'epoca d'oro di Forio, del salotto culturale che si faceva lì fuori al bar internazionale da Maria. Diciamo che io ho vissuto il bar Maria da piccolo, perché dell'impetto c'era il negozio di mia zia, che dopo ho prelevato io. E Maria si permette a me, era una zia di secondo grado, quindi io vivevo là e là, pittu pittu, pure quando Maria non era Maria, capito? Quindi la vostra arte si è ispirata un po' a tutti quegli artisti? No, non c'entra. No, io ho dipinto dopo, da piccolo ho fatto qualcosa, dopo,
ho navigato, ho ripreso, ho fatto, nata con. Stavo lì, vivevo, conoscevo tante persone, ma non è che. L'unico ricordo che tengo una mostra, un catalogo di una mostra, al ragazzo con alcuni pittori dell'epoca del Balmaria. L'unico ricordo, però non è, non mi sento, mi sento inquilino di Maria, ma non dell'entourage artistico, non so, conoscevo tante persone. Come mai quest'amore per i Pinocchi? Come? L'amore per i Pinocchi. Io sono un concettuale, racconto l'uomo e per farlo uso Pinocchio e mi ispira una frase di Benedetto Croce: il legno da cui è intagliato il Pinocchio è l'umanità. Quindi Pinocchio, una volta è bravo, una volta è santo, una volta è cattivo, una volta è uomo, è l'uomo. Ho visto nessuno che lo conosce l'uomo. Bello. In un quadro ho visto una nube che avvolge la città e questa nube ha le sembianze di Pinocchio. Tu dici le torri gemelle. La nube non ha le sembianze, però a me è sembrato di vedere. C'è Pinocchio. Pinocchio sopra che sorveglia. Dopo ogni quadro dovremmo fare un discorso con Gesù, andiamo a parlare. Ogni quadro andiamo a mettere una sera e andiamo a appiccicare. Ah, non viene, non viene, che it, che bollice e che non bollice, capì? Quindi provocate con i vostri quadri. No, sono un'ironia, la prima cosa. E passiamo ora allo sport. Si rinfoltisce il parco under dell'Ischia Calcio che annuncia l'arrivo del classe 2006 Vincenzo Bisogno e del classe 2005 Matteo Andreoli. Bisogno è un centrocampista nativo di Cava dei Tirreni proveniente dal Benevento con la formula del prestito. Nella passata stagione la mezzala ha giocato con la squadra Under 17 nazionale e fatto parte della rosa della formazione primavera dei giallorossi. Matteo Andreoli è un portiere di origini vercellesi. Il giovane estremo difensore ha già militato in club meridionali difendendo 4 anni fa i pali della rappresentativa Under 15 di Lega Pro. Inizia la sua carriera nella Pro Vercelli, Gubbio la sua ultima destinazione, fino all'accordo con Lubrano che è al lavoro per la definizione di altri profili in età di Lega, per completare e rinforzare il parco giovani a disposizione di mister Buonocore. E cambiamo argomento, arriviamo alle previsioni meteo che in questi giorni ci stanno facendo un po' di bizze. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato sull'intero territorio regionale. Si prevedono infatti a partire dalle ore 20 di oggi, 25 luglio, fino alle 20 di domani, 26 luglio, venti localmente forti dai quadranti occidentali, mare localmente agitato soprattutto lungo le coste esposte ai venti. Il settore costiero è quello maggiormente esposto ai fenomeni. Prestare attenzione ad ombrelloni, gazebo e strutture temporanee. Si raccomanda a sindaci e autorità competenti di attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi. Massima prudenza per le imbarcazioni e le persone presenti, ma anche nelle ore notturne nelle zone portuali e nei litorali esposti ad ovest. Si richiama inoltre l'attenzione sul rischio propagazione incendi dovuto al forte vento che può rappresentare una concausa di diffusione. Si segnala in particolare un forte rischio incendi nelle zone costiere impervie. E adesso, dopo quanto abbiamo anticipato, vediamo la conferma di ciò che abbiamo detto. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà un cambiamento della situazione meteorologica. Le correnti si dispongono da nord-ovest sull'Italia, finalmente aria più fresca raggiunge il centro-sud e finalmente la chiudiamo con i temporali anche forti che abbiamo avuto negli ultimi giorni a nord. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia e notiamo un po' di nuvole che si muovono dalle regioni centrali verso il sud Italia. E questo è segno appunto di queste correnti nord-occidentali che
cominciano a soffiare sul nostro paese. Nuvolosità in realtà che non porterà grandi conseguenze, ma qualche acquazzone sul versante adriatico in giornata lo vedremo passare. E poi vi segnalo un po' di residua instabilità sulle regioni di nord-est. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì, intanto con temperature più accettabili anche al centro-sud. Il nord resta la zona più fresca, ma ripeto, anche nelle regioni centro-meridionali si starà meglio. E poi vi segnalo il passaggio di qualche acquazzone sull'Adriatico, inizialmente Emilia-Romagna e Marche, ma poi scivola anche verso Abruzzo, Molise e Puglia, e poi dicevamo anche un po' di instabilità al nord-est con qualche acquazzone temporale nelle ore pomeridiane, ma fenomeni decisamente più tranquilli rispetto agli ultimi. Per il resto, tanto sole e, ripeto, clima finalmente più piacevole. Per tutti i dettagli sulle vostre località, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ed anche per questa sera è tutto, ma vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti potete consultare il nostro sito www.nuvola.tv o i nostri canali social di Facebook ed Instagram. Vi ringraziamo per averci seguito e a domani per l'appuntamento con il consueto TG.